giorni in mente. Buonasera pubblico di Miss Italia Calabria, questa sera siamo a Mottafollone, un paesino bellissimo in provincia di Cosenza e siamo qui per eleggere la nuova Miss Città di Mottafollone 2023. Nostro dietro le quinte troviamo un giurato e un super ospite. Andiamo a conoscere di chi stiamo parlando. Buonasera! Ciao! Allora abbiamo Gianni Testa, produttore, e Giovanni Segreti Bruno, cantante, autore, compositore, tante cose fai. Sì, assolutamente sì, cantautore, una parola che chiude un po' tutto. Ce l'abbiamo in SIAE questo termine. Quando... sì, depositato, depositato. Allora Gianni, che cosa ci fai da queste parti? Mi avete fregato perché sono ancora senza giacca, accompagno il mio artista Giovanni Segreti Bruno. Da dove stai venendo? Sto arrivando da Roma, prima da Villa Pia, insomma ho fatto un po' di giri, ma comunque da Roma. E invece Giovanni stasera che cosa ci farai ascoltare? Allora farò una mia versione di Flowers, un brano stupendo di Miley Cyrus, tra l'altro è la hit del momento, e poi presenterò Ti voglio bene, che è il brano che a settembre sarà nella colonna sonora del nuovo film di Federico Moccia, Mamma qui comando io, e l'ultimo singolo Mistress, che è la mia, insomma, la mia ultima hit estiva, che tra l'altro è uscita questa notte il remix di Adal Wolf DJ, quindi andate a scaricarlo. E allora, per sapere quanto sarà cattivo il nostro giurato Gianni Testa e quanto sarà bravo il nostro super ospite Giovanni Segreti Bruno, rimanete incollati allo schermo. Corre l'anno 1939 e nasce un concorso fotografico dal titolo 5.000 lire per un sorriso. Tutto parte dalla pubblicità ad un dentifricio per arrivare ad eleggere Miss Sorriso. Che diventerà famoso in tutte le città. Ciao, ciao, come stai? Guarda questo, questo è bellissimo.
Ragazze, scusate il ritardo, ma come sei vestita? Grazie. Bene. Ma avete sentito? Cosa? Ci sarà un concorso di bellezza. Eleggeranno Miss Sorriso. Ma davvero? Ma secondo voi posso andare bene? Ma certo. Sei la solita sciocca, Adele. E allora, corriamo a vedere di che cosa si tratta. 5.000 lire per un sorriso che diventerà famoso in tutte le città. 5.000 lire. Tu non cambi mai, il tuo sorriso fa rumore tra un miliardo di parole. Il tuo viso è armonia, sei la perfezione nel tuo modo di apparire così acqua e sapone. Ehi, dove vai? Non rispondi mai, cammini piano tra la gente, confondi senza chieder niente, guardi senza dire fare mai niente. Sei tu che porti a spasso il sorriso delle donne, che cambia volte un giorno, spesso cambia un giorno, che a volte sembra interminabile, ma benedette queste donne che amano la vita. Non guardi mai, ma quante lettere che hai scritto, spedite non l'hai mai, nella tua stanza che si prende i sogni tuoi, ma tu non sai che dentro un gesto indifferente il tuo sorriso è così grande. Cammina piano tra la gente senza chieder niente, e io da sola assente cerco un verbo al presente per dirti che sei importante, molto importante, in questa vita scintillante, illuminante, che cambia a volte un giorno, che spesso cambia un giorno, che a volte sembra interminabile, ma sante benedette queste donne. Mi ha abbandonato. Buonasera Mottafollone, come state? Benvenuti ancora. E allora ringraziamo subito il nostro corpo di ballo. Grazie ragazze. Ringraziamo Lia Molinaro che è qui tra il pubblico. Non so dove è ubicata la nostra coreografa. Ciao Lia, la nostra super coreografa storica. Ringraziamo Alessia Mandoliti, assistente coreografa, Niccolo Pacenza e Elenia Tucci. Grazie di essere stati con noi come ogni sera. Un grande applauso va alle nostre aspiranti Miss Città di Mottafollone 2023. Prego ragazze, potete accomodarvi dietro. Non facciamo mancare a loro il nostro calore per tutta la serata, perché per qualcuno è la prima volta, per qualcuno è la seconda, ma sì, sono sempre emozionatissime ad ogni tappa. Ringraziamo il Pianeta della Danza di Isabella Sisca, che ha ospitato e ospita le prove del nostro corpo di ballo. Pianeta della Danza che quest'anno raggiungerà i 50 anni di attività, quindi un grandissimo traguardo. A lei va il nostro più sentito ringraziamento. E allora, prima di iniziare,
ci piace sempre un po' raccontare a chi ci segue da casa, a chi ci segue poi sui nostri social, dei posti insomma che noi abbiamo il piacere di vedere dal vivo. Ci piace raccontarli, raccontare a tutti e far capire insomma le bellezze delle quali noi godiamo insomma ogni tappa di Miss Italia. Questa sera appunto siamo a Mottafollone, che è un borgo della Valle dell'Esaro, sorse in epoca medievale, indicativamente nell'undicesimo secolo, nei pressi di un preesistente convento basiliano. Il suo territorio è uno dei più a sud del Parco Nazionale del Pollino. Di interesse si segnalano il castello medievale, la chiesa di Santa Croce, la chiesa di Sant'Antonio Abate, la chiesa di San Giovanni Battista, il museo parrocchiale, i vicoli, le piazze e i larghi del centro storico. E quindi invitiamo tutti coloro i quali ci seguono sui nostri canali o che vedranno poi in differita la diretta su Tenna a venire a visitare questo posto davvero incantevole. Ringraziamo per l'ospitalità appunto l'amministrazione comunale, il sindaco Romeo Basile, poi Giancarlo Iannuzzi, che è stato instancabile per la realizzazione di questa serata, per i quali parte un applauso spontaneo. Buonasera ai nostri giurati, alla mia destra e alla mia sinistra. Fra un po' arriveremo anche da voi, perché abbiamo tanto da fare questa sera, avete un compito importantissimo, quindi mi raccomando alle penne, ai voti, occhi fissi sulle nostre ragazze. Ma prima di iniziare, come ogni sera, è doveroso il saluto della nostra patron Patrizia Merigliani. Cari amici, è un piacere poter festeggiare con voi l'84esima edizione di Miss Italia, un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie al vostro entusiasmo e alla vostra partecipazione. Nello show di Miss Italia siamo coinvolti tutti, le ragazze, le loro famiglie, tutti quelli che hanno fatto parte e fanno parte ancora oggi della nostra meravigliosa storia insieme. Insomma, Miss Italia siamo noi. Se vi sentite Miss, Miss Italia vi aspetta per realizzare i vostri sogni. Per iscrivervi andate sul sito www.missitalia.it, dove troverete anche tutte le curiosità riguardanti il concorso. Seguiteci sui nostri social Facebook, Twitter ed Instagram con delle grandissime novità. Allora pronti a gioire della grande bellezza. Grazie quindi anche a tutta la famiglia di Miss Italia e alla nostra patron Patrizia Merigliani. E io, come ogni sera, mi faccio da parte, prendo il mio angolo di sinistra, perché non sono da sola sul palco, mi accompagna e devo dire in modo piacevole, io ormai senza di lei non posso fare più nulla, una donna bellissima obiettivamente, una donna estremamente brillante che ha fatto brillare, fa ancora brillare tuttora la nostra terra, signori e signore, Linda Suriano! Buonasera a tutti. Diciamo che tu ogni sera mi commuovi e mi lusinghi per questi complimenti. Stasera sei con lo strascico, poi. Sì, stasera ho un po' di coda. Buonasera città di Mottafollone, è veramente un piacere ritornare per il secondo anno. Siamo contenti, anche perché l'anno scorso abbiamo avuto un po' di problemini meteorologici. Quest'anno invece diciamo che c'è la temperatura veramente ottimale, quindi siamo molto molto contenti. Volevo piante, lei è sempre piena di complimenti nei miei confronti, ma Larissa penso la conosciate già, ma per chi non ha avuto il piacere di vederla, lei è stata attrice e protagonista di diversi film su Rai 1, anche di cinema, quindi sei una professionista e l'onore è tutto mio di essere con te ovviamente in queste serate. Sì, in pensione, come me, una miss in pensione. Sì. Però diciamo che è un'attrice per sempre, una miss per sempre, quindi comunque noi abbiamo fatto il nostro, ora è il momento delle ragazze, che sì, quest'anno partecipano per la corona più ambita d'Italia, ovvero Miss Italia. Noi ci auguriamo ovviamente di portarla in Calabria. Volevo anche io ringraziare l'amministrazione comunale, volevo ringraziare il sindaco Romeo Basile, ma soprattutto Giancarlo Iannuzzi, che è vice sindaco, perché è grazie a lui insomma se noi quest'anno siamo ritornati a Mottafollone. È veramente un tornado, un uragano, abbiamo dei progetti importanti anche per il prossimo anno, quindi probabilmente si parla addirittura della finalissima di Miss Calabria qui a Mottafollone, per cui è veramente veramente un piacere. Allora, prima di iniziare, che cosa c'è da fare? Telefoni in mano, noi vi vediamo uno a uno dal palco, quindi fateci vedere i vostri telefoni, altrimenti qui non anche possiamo giurati, iniziare. Prendete i telefonini, perché dovete fare una cosa importantissima. Allora, preannuncio che abbiamo un po' problemi di linea, però contiamo appunto e speriamo, incrociamo le dita, che non abbiamo nessun tipo di interruzione. Per il momento dovete comunque andare sulla nostra pagina Facebook Miss Italia Calabria, mettere il segui sulla nostra pagina, vediamo se intanto parte il tutorial contributo. Ecco, sì, noi abbiamo realizzato un tutorial che dovrebbe partire a momenti sui nostri LED. Eccolo.
Ecco, dicevo di andare su Facebook sulla nostra pagina Miss Italia Calabria, mettere il segui sulla pagina e andare sulla diretta Facebook e condividerla. Importantissimo condividere, così che chi non è presente qui stasera può seguire ovviamente la nostra selezione di Miss Città di Motta Follone. Inoltre, una cosa tanto importante anche per le ragazze è quella di andare nei commenti e di scrivere il numero della Miss che più vi piace. Alla fine della serata, sperando appunto che non ci siano problemi di linea, andremo a decretare la Miss più eletta, più votata sul web. Ci sono dei comitati agguerriti sulle nostre dirette, quindi facciamo un in bocca al lupo anche alla nostra futura Miss Social della serata, però sono aperte anche le candidature per Andrea De Jacopo. Queste sempre. Ringraziamo anche la nostra emittente televisiva regionale dell'Europa Network, che ci segue ormai da tanti anni e che manda in onda le selezioni di Miss Italia Calabria. Ringraziamo inoltre anche Ionica Radio, che è la radio ufficiale di Miss Italia Calabria. Bene, abbiamo detto tutto, siamo state bravissime e velocissime. Andiamo a presentare invece coloro i quali avranno il durissimo compito di decretare e di eleggere la nostra Miss Città di Motta Follone 2023. Inizio io a presentare i giurati sulla mia destra e andiamo a salutare Gian Domenico Morello, che è un mago illusionista. Dopo vedremo anche, ti vedremo esibire, farai delle magie, sei stato ovviamente anche ospite su dei premi televisivi Rai, per cui grazie per essere con noi anche in veste di giurato. Continuiamo ancora con Gwendalina Willicott, che è un consigliere comunale del comune di Andenne, che si trova in Belgio. Buonasera, benvenuta. Sara D'Agostino, che è traduttrice, buonasera anche a lei. Abbiamo poi Mario Palermo, ballerino e coreografo, buonasera e benvenuto. Francesca Altamura, imprenditore, e poi Tania Basile, chirurgo estetico, che stasera è anche presidente di giuria. Buonasera e benvenuta. Alla mia sinistra abbiamo Daniele Santurro per Framesi, buonasera e benvenuto. Francesca Benincasa per Confapi, buonasera. Gianni Testa, nostro segretario di giuria, nonché produttore musicale, insomma poi parleremo delle due etichette, di tanti tanti progetti. Adriana Spagnuolo, consigliere comunale, buonasera. Rosina Tedesco, personale ATA, quindi addetto alle scuole, insomma, che si occupa della nostra crescita. E infine Gianfranco Russo per Miluna, parleremo anche di Miluna, della collaborazione storica, insomma, con Miss Italia, con il nostro concorso. Abbiamo iniziato la nostra serata con una pillola di quella che è stata la storia di Miss Italia, appunto dal 1939, quando il concorso si chiamava 5.000 lire per un sorriso ed era una pubblicità per un dentifricio. Continuiamo questo nostro racconto e non lo vogliamo fare così. Nasce Miss Italia. Ragazze, avete sentito? Ci sarà di nuovo il concorso di bellezza. Che bello! Ragazze, finalmente un po' di leggerezza. Ma possiamo partecipare tutti? No, quelle sposate no. Ecco, lo sapevo, io sono tagliata fuori allora. Io sì, invece. Ma c'è un'altra novità. Non si chiamerà più 5.000 lire per un sorriso. Come? Miss Italia. Miss Italia? E noi, partendo proprio dall'inizio, in questa serata vi racconteremo qual è stato l'effettivo percorso di questo storico e meraviglioso concorso che rappresenta poi l'Italia, un po' come Sanremo. Abbiamo Sanremo e abbiamo Miss Italia. Ma come abbiamo realizzato questi video? Ci racconti un po'? Sì, diciamo che appunto, come dicevi tu Larissa, questo è, cioè, Miss Italia ha seguito un po' la storia del cambiamento del paese, quindi poi più avanti vedremo quello che poi è successo anche all'interno del concorso, quindi con
con l'introduzione anche di donne sposate, donne delle mamme, donne di colore, per cui ci sembrava anche un po' doveroso, perché è il concorso più longevo d'Italia, per cui l'idea nasce da un progetto molto ambizioso che è quello della Carni Fashion Academy, che è un progetto al quale noi teniamo tanto, perché prevede corsi di formazione sia per chi vuole approcciarsi al mondo dello spettacolo, ma anche solo per chi magari ha voglia di scoprirsi e di tirare fuori il meglio, no? Anche per, si lavora molto sull'autostima, quindi attraverso corsi di recitazione, dizione, portamento, posa fotografica, danza, canto, si lavora su ragazze giovanissime come quelle che appunto avete visto in questi, state vedendo in questi brevi video. Sono stati seguiti dall'insegnante, dall'attrice e regista Francesca Marchese. Gli autori sono l'autrice è Carola Cesario, mentre le riprese sono di Francesco Didona, quindi il nostro instancabile Didona, sì, che è sempre alla regia, il nostro tutto faro, ovviamente l'insegnante di danza e la nostra coreografa Lia Molinaro, per cui ad ottobre, fine settembre, insomma, ripartiremo con i corsi e le iscrizioni saranno aperte già dagli inizi di settembre. Per chi vuole informazioni basta andare sulle nostre pagine social ovviamente e chiedere. Bene, allora noi siamo quasi, insomma, all'inizio dell'avventura delle nostre ragazze, perché fra pochissimo le vedremo sfilare in un abito elegante. Spieghiamo un po' ai nostri giurati e al pubblico che cosa accadrà stasera. Vedremo le ragazze in due diversi momenti, quindi questa prima uscita appunto in abito elegante, per i nostri giurati potete prendere appunti, insomma, vedere che, se c'è qualcosa che vi incuriosisce, ma non è l'effettivo momento di votare. Il momento di votare poi sarà nella seconda uscita, quando vedremo le nostre ragazze in costume istituzionale. Ciascuna di loro avrà 30 secondi per presentarsi, per mostrare un'abilità, per parlare di sé, per farsi quindi conoscere. Alla fine di questo momento, presidente di giuria e segretario di giuria, raccoglieremo le schede, andremo dietro per procedere proprio alla conta dei voti. Detto tutto, direi di partire e direi di presentare anche subito le nostre ragazze. Partiamo con Chiara Corrente, numero 1, 18 anni, studia al liceo sportivo, i suoi hobby è la danza a livello internazionale. Sara Ippolito, 18 anni, si è appena diplomata di liceo scientifico, il suo hobby è andare in palestra. Piccione, 17 anni, studentessa liceo classico, il suo hobby è la danza. Numero 4, 18 anni, lavora come modella, si è diplomata quest'anno e a settembre inizierà l'università presso la facoltà di giurisprudenza. I suoi hobby sono sfilare e fare shooting fotografici. We'll be right back.
25, 18 anni, Sara Penna, studia biotecnologie sanitarie e i suoi hobby viaggiare e prendersi cura di se stessa. Numero 6, Veronica Di Paldi, 18 anni, studia presso un'accademia di estetica. Come hobby lei è appassionata di make-up. Studia liceo artistico e studia danza, il suo hobby è ballare. Vent'anni, studia lettere moderne all'Università della Calabria. I suoi hobby sono pattinare sul ghiaccio e curare animali randagi. Studia presso un'accademia di estetica, il suo hobby è essere un'ornitotecnica. Eugenia Fiorino, 19 anni, ha appena finito il liceo scientifico e lavora presso l'asilo del suo paese. I suoi hobby sono la palestra e disegnare. Maria Tedeschi è una ballerina e animatrice, il suo hobby è socializzare e intrattenere. Il numero 12, 17 anni, studia presso il liceo San Pio e lavora come animatrice e cantante. I suoi hobby sono il canto, ma anche viaggiare.
incunato, 19 anni, è un estetista da quasi 2 anni e lavora in un centro estetico a Trevisaccio. I suoi hobby sono leggere e fotografare. Daniela Tedesco è il numero 14, 20 anni, studia filosofia e storia e scrive per un giornale. Il suo hobby è il ballo tango argentino. Barbara Prezioso, 21 anni, lavora come commessa ed è attualmente una studentessa. I suoi hobby: le piace cucinare, fare sport e stare con i bambini. Numero 16, Giorgia Perciavalle, 22 anni, lavora in un negozio di abbigliamento ed è una studentessa in scienze dell'educazione. Come hobby lei ama ballare e viaggiare. E si chiude questa prima passerella proprio con la numero 16 che raggiunge le altre, ma la piazza si prepara per il primo grandissimo applauso alle nostre 16 aspiranti Città di Motta Follone 2023 con il Serpentone! E la prima per le nostre ragazze è andata. Erano emozionate. Tanto sì, diciamo che nonostante dal 28 giugno che tante di loro calcolano questo palco e questa passerella, ogni sera è sempre un'emozione, quindi sì. È da capire, per cui vi chiediamo di essere veramente calorosi con i vostri applausi perché hanno bisogno del vostro supporto. Bene, ma dalle ragazze insomma che hanno ancora l'ansia cardiopalma perché devono guadagnarsi la loro fascia, passiamo invece ad alcune ragazze che la fascia l'hanno già guadagnata, qualcuno ha già fatto il biglietto, no, per la partenza, qualcun'altra spera di farlo fra pochissimo, e quindi delle ragazze che hanno già vinto alcuni titoli provinciali o abbiamo anche una prefinalista nazionale, e adesso ve le presentiamo. Cominciamo proprio da Miss Magna Grecia 2023, Zari Mastruzzo. Grace Melody Lancome, Miss Città di Castrolibero. Grazie.
Sindaca di Torano Castello. Let me show you something. Arriva il microfono. Nel frattempo volevo dirti che le più alte le hai mandate da grazie, sei un'amica. No, è un caso. Sei un'amica, come sempre. Non è colpa mia, prenditela con loro perché si sono messa da quella parte. Non so perché ti vogliono bene, quindi ti supportano. Arriva il microfono, sì. Ci siamo dimenticati di qualcuno però. Abbiamo la nostra Miss Spruzia. Volevamo farti uno scherzo. E 23 Francesca Mazzei. La volevamo lasciare come sorpresa dietro le quinte. Volevamo fare uno scherzo a Francesca perché quindi le prefinaliste sono due. Sono due, esatto. Francesca Mazzei che è Miss Bruzia e Zari Mastruzzo Miss Magna Grecia Calabria. Quindi loro hanno già conquistato, come diceva la lista, il passaporto per le prefinali nazionali di Miss Italia 2023. Per cui diciamo che voi vi siete tolti già un gran peso, anche se il 26 agosto e con l'occasione vi invito ovviamente a venirci a trovare ad Oriolo per la finalissima di Miss Calabria, quindi ci saranno anche loro che gareggeranno per la corona di Miss Calabria 2023. Bene, cominciamo da Zari. Zari, come stai? Sei stata eletta da pochissimo, però hai riconquistato il tuo titolo d'appartenenza, perché anche un paio di anni fa, se non sbaglio, quindi qualcosa in più, avevi guadagnato lo stesso titolo. Sei sempre emozionata come la prima volta? Di più, di meno? Quest'anno di più. Quest'anno di più? Sì. E cosa ti auguri? Nella vita o nel concorso? Per questo concorso, che cosa ti auguri per questa esperienza? Di vincere, No, di vincere no. Come va? Sono come contenta lo stesso. Va bene. Grace, come stai? Tu sei stata eletta da un pochino. Sì, sto molto bene, grazie. Rido, no, stasera sono emozionate. Sì, c'è da dire che loro tre domani gareggeranno per la finale regionale che abbiamo a Paola. Quindi sono emozionatissime stasera. Sì, perché loro ci stanno pensando già da un po', quindi pensano già a domani che saremo a Paola per il titolo di Miss Eleganza Calabria 2023, quindi ci sarà poi ovviamente un'altra prefinalista nazionale e il 13 saremo ai Laghi di Sibari, quindi abbiamo due finali regionali di seguito. Di seguito. Grace, io so che tu sei una stacanovista, quindi ci tieni molto. Moltissimo, ti segni, prendi appunti su come vanno le serate. Sì. E che cosa stai facendo al momento per prepararti proprio a domani e dopodomani? Sto pensando ai 30 secondi, perché una cosa molto bella di Miss Italia è che non si guarda solo la bellezza, ma anche il talento, la bellezza è proprio interna delle persone, quindi l'energia. E sto pensando a cosa portare domani, sinceramente. Bene. Jennifer, ci pensi tu? Ciao sì. Larissa, ciao Jennifer. Tutti. Ci sono anch'io. Ciao Larissa, ciao, ciao Linda, a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sto scherzando, ovviamente. Ciao Linda. No, perché hanno paura delle mie domande, perché sanno che tu sei buona, io un sì, po' lei meno. Fa paura. Hai capito? Effettivamente ma no, lei ha una dolcezza proprio in fondo è dolce. Ma proprio in fondo. Lo posso garantire. Allora Jennifer, le tue sensazioni in vista della finale regionale che abbiamo domani? In realtà io sono molto tranquilla, perché ho iniziato l'esperienza di Miss Italia davvero come un gioco, quindi con questo entusiasmo e con questo stato d'animo porto avanti anche comunque le finali regionali, ovviamente sperando di poter vincere un titolo, però con la massima tranquillità. Bene, grazie. Grazie. Ilaria Logullo, che ha vinto ieri sera, quindi proprio la nostra neoeletta, proprio fresca di fascia. Buonasera a tutti. Hai avuto modo di realizzare, domani sarai già proiettata sulle finali regionali. Cosa ti aspetti da questo concorso? Perché diciamo che tu hai partecipato un po' per gioco. Sì. Mi aspetto di divertirmi sicuramente, come andrà in qualsiasi caso è una bellissima esperienza. Bene, grazie. Concludiamo con Francesca Mazzei. Lei Buonasera. Si è levata il pensiero subito proprio. Cioè. Sì, lei ha fatto sì, tutto subito. Io un peso in meno, io e Zari siamo più tranquille di tutti. Solo che, come dico sempre, spero che tutte le altre ragazze la vivano come me, perché io ho vissuto questa esperienza davvero
come anche la mia compagna, come un gioco, e spero che continuerà così anche alle nazionali. Bene, vediamo. Benissimo, e noi vi auguriamo tutto il bene del mondo, un grande in bocca al lupo a tutte le nostre aspiranti Miss Italia, diciamolo, perché sono tutte fasciate, quindi aspiranti Miss Italia. Grazie ragazze, grazie di essere sempre qui con noi. Scambiamo due chiacchiere con i nostri giurati, cosa dici? Io volevo andare subito dal nostro presidente di giuria, Tania Basile, perché poi, diciamo, è un'esperta di bellezza in quanto medico. Un consiglio da dare ovviamente alle ragazze, ma anche a chi qui presente, a chi ci segue, perché poi loro sono giovanissime, quindi diciamo che per loro è ancora un po' presto ricorrere alla chirurgia estetica, anche se c'è da dire che ormai l'età si è un po' abbassata. Sì. Per preservare la pelle, insomma, alle ragazze, ed evitare ovviamente un foto invecchiamento precoce, che cosa possiamo dirgli? Allora, innanzitutto buonasera, grazie dell'invito, insomma. Allora, la medicina estetica di base oggigiorno, come dice lei, è rivolta un po' a tutti, a tutte le età, ed è vero quello che dice correttamente, che si è abbassata l'età tantissimo. Per il foto invecchiamento è preferibile sempre comunque prestare tantissima attenzione, soprattutto in questi periodi con il sole, quindi usare sempre delle creme adeguate, quello sicuramente, a qualsiasi età, perché non c'è un'età specifica. E comunque anche la dieta, perché siamo un po' tutti fissati oggigiorno, nel vostro campo ancora di più, perché la dieta di base va sempre seguita, ovviamente non esagerando, perché poi si passa da un altro problema, certo. Esatto. Il giusto, noi d'altronde veniamo dalla Calabria, quindi la dieta mediterranea è la migliore come sempre, e sicuramente non fissarsi. La medicina estetica è anche benessere psicofisico, certo. Quindi sicuramente non fissarsi. E come ha notato, cosa ha notato sulla pelle delle ragazze? Allora, delle pelli molto luminose, sicuramente molto attente a tutto, anche fisicamente, non soltanto diciamo guardandole nel complesso, quindi sono veramente belle, tutte molto molto belle. Bene, grazie. E dalla cura della pelle, dall'estetica, dalla medicina estetica, passiamo a Mario Palermo, che poi è un ballerino, è sicuramente alla base poi dei ballerini c'è anche il portamento. Quanto è importante il portamento in una donna soprattutto, è un giudizio da dare alle ragazze che hanno appena sfilato sulla passerella. Innanzitutto buonasera, grazie per l'invito alla Carli Fashion Agency. Cosa posso dire? Penso che il portamento sia l'equilibrio nella maniera più assoluta. Lo sfilare, il muoversi e il distribuire il peso del corpo dà alla donna un'eleganza e uno stile particolare. Il mio consiglio migliore è gestire bene le scarpe, in alcuni casi può fare la differenza, decisamente. Certo, sì, è quello che dico anche io, però alcune sono un po' fissate con dei tacchi che sono veramente vertiginosi, per cui poi magari impediscono un portamento corretto, quindi chissà, detto da un esperto ancora di più tecnico, riescono a cogliere il suggerimento. Grazie. Passiamo alla mia sinistra, iniziamo tu subito al nostro segretario di giuria, perché poi insomma sono i primi che scappano, presidente e segretario, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Linda e buonasera Carmelo. So che quest'anno è andata veramente benissimo, che state facendo una Miss Italia straordinaria in tutta la Calabria dopo anni di sacrifici e soprattutto di grande organizzazione. Quest'anno è un anno molto bello, lo vedo dai social, lo vedo dai ragazzi, da quello che dicono in giro, quindi complimenti, facciamo un applauso. Grazie, alla grazie Carlo veramente. Fashion Agency per questo lavoro. Più tardi vedremo qualcuna cantare, io ti avviso, perché sappiamo insomma Gianni Testa è produttore musicale, due etichette discografiche all'attivo, un sacco di artisti, stanno succedendo tante cose bellissime. Poi vedremo più tardi Giovanni Segreti, che ha un singolo in uscita con un film di cui ci parlerà lui stesso. Un consiglio da uomo, diciamo, navigato dell'arte, del mondo dell'arte, un consiglio a queste ragazze è sicuramente quella di formarsi. La formazione è alla base di tutto. La parte estetica può anche passare con gli anni, insomma, e quindi dare segni di cedimento, ma se noi ci formiamo la nostra carriera può cambiare, può mutare, può soltanto che migliorare. Quindi la formazione che tra l'altro loro offrono con la Carlo Fashion Agency, secondo me, è alla base di tutto quanto
questo concorso come di qualsiasi altro concorso musicale, di bellezza, eccetera eccetera. Anche i concorsi, diciamo, che fanno cinema eccetera, hanno bisogno tutti quanti, comunque, questi ragazzi, sicuramente di formazione. Bene, grazie mille, poi grazie. Torneremo a parlare anche delle nostre ragazze. Gianfranco Russo, buonasera per Miluna, io la prendo subito perché lei tratta di gioielli tutti i giorni. Buonasera, è troppo buona. Io mi complimento sempre con gli amministratori, con chi organizza, complimenti con voi che conducete in modo eccellente la serata. Io sono quasi un veterano ormai di questa trasmissione, perché rappresento Miluna da molti anni. Sì. Sono 30 anni che rappresento Miluna. E quindi le tocca da 30 anni essere giurato per essere Miluna. Essere giurato per Miluna. Complimenti a tutti voi e speriamo che vinca il migliore. Benissimo. Vinca la più bella. Bene, bene, grazie mille. Con tutti gli altri torneremo dopo la seconda tranche, dove insomma vedremo le nostre ragazze poi esibirsi. Adesso è il momento di fare alcuni dei ringraziamenti molto importanti. Partiamo proprio dai nostri ringraziamenti degli sponsor nazionali, quindi Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligo minerale Rocchetta, perché idrata la pelle da dentro mentre depura l'organismo, super leggera, aiuta a rigenerare le cellule della pelle. Rocchetta, acqua della salute, da sempre l'acqua di Miss Italia e della bellezza. Miluna Gioielli, e i miei gioielli Miluna sono tesori di famiglia da tramandare, perché gioielli di valore con un design classico e senza tempo. Regali perfetti che fanno felice chi li regala e chi li riceve. Miluna corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza, come quello di diventare Miss Italia. Givova, le meravigliose ragazze del concorso indosseranno abbigliamento sportivo ricercato e di tendenza, adatto a tutte le donne che vogliono sentirsi belle e in forma. Con Givova lo sport incontra la bellezza per esprimere valori sani e positivi che abbracciano il più alto concetto di benessere. Framesi, la multinazionale italiana che da 75 anni si dedica alla ricerca e sviluppo di prodotti professionali per la bellezza ed il benessere dei capelli, ma anche di collezioni moda che portano la bellezza made in Italy in giro per il mondo. In Framesi la bellezza di essere italiani è un valore fondamentale. E stasera ringraziamo per la sua presenza, oltre Daniele, che mi diceva il cognome è diverso, Daniele Saturnino, che è il nostro rappresentante per Framesi. Però io volevo sottolineare che non è una colpa nostra, ma sono le email che ci arrivano ogni volta col cognome sbagliato, quindi ci perdonerete per questo sbaglio di cognome, ma non è una colpa nostra, quindi poi faremo una punta a Framesi. Facciamo una punta a Framesi. Ringraziamo anche Teste Matte di Domenica Pietro Paolo a Caria di Drapia e Artestyle Beauty Salon di Santina Fassari a Nicotera. Spero di averlo detto bene, perché sono Santina stasera mi bacchetta che è dietro. Ed infine Dottor Klein, dalla ricerca scientifica dell'esperienza del chirurgo plastico israeliano Dr. Klein. 15 anni fa nasceva la Dr. Klein Quattrogenesi, linea di prodotti innovativa all'avanguardia per la bellezza e la cura della pelle, trattamenti intensivi sotto forma di esclusivi sieri e creme anti-aging che rivitalizzano i tessuti. Quindi grazie a tutti i nostri partner. A proposito di ringraziamenti, volevo ringraziare Giovanna Cordua per la Femme Chic, per avermi vestita anche stasera, quindi grazie anche a lei per questo bellissimo abito in bianco. Bene, ora è arrivato il momento di voltare pagina per pochi minuti, perché ogni anno Miss Italia Calabria porta in giro dei messaggi sociali, tratta delle tematiche sociali molto importanti, purtroppo ancora troppo frequenti, quindi stiamo parlando di incidenti stradali, per cui noi vogliamo, è stato fatto appunto un video sulla una vera e propria campagna sulla sicurezza stradale con il patrocinio del Ministero dei Trasporti, per richiamare i più giovani al rispetto delle regole e a una guida responsabile. Vi lasciamo a questo video. La vita è fatta di scelte e strade da percorrere, alcune ampie, luminose, altre strette e insidiose. Ma non esistono solo strade pericolose, pericoloso è anche chi guida senza rispettare le regole. Io non guido, ma tu lasciati guidare dal buon senso. Fermare le stragi sulle nostre strade è una battaglia di civiltà. Fai la tua parte, prendi il cellulare e registra un video mentre dici lasciati guidare dal buon senso. Postatelo sui vostri profili social taggando Miss Italia e il MIT. È un piccolo gesto che però può fare la differenza. E se alla fine avremo salvato anche solo una vita,
e questa sera una figlia potrà riabbracciare la sua famiglia tornando a casa in auto, allora ne sarà valsa davvero la pena. Grazie a tutti. Pagina, parliamo ancora della storia di questo meraviglioso concorso, la storia di Miss Italia. Ondanete di maggio come un formaggio d'Olanda, monda la luna in viaggio e di soraggio ci manda questo paesaggio. Nei primi anni del concorso le concorrenti sfilavano in costume da bagno e abito da sera. Si evidenziava così ogni silhouette. È il 1950, lo spettacolo va in onda alla radio. Ma è anche l'anno di Sofia Scicolone, meglio conosciuta come Sofia Loren. Sarà eletta Miss Eleganza. Protagonista del 1950, un'altra Miss, Gina Lollobrigida, protagonista del film Miss Italia. Ragazze, anche se abbiamo fatto la fila di un'ora, chi se ne importa per vedere lei? Che bella, che sogno, vorrei tanto essere come lei. Che bella. Ragazze, ragazze, anche Miss Italia apre le porte al cinema. Addirittura al cinema. Eh già, la passerella di Miss Italia è un trampolino di lancio anche per il grande schermo. Volete dire che posso diventare un'attrice famosa? Ma certo. Questo sì, che è un sogno. Che sogno. Thank you.
scendo sempre le mie scale, i nostri ragazzi, grazie. No, è inutile che vieni adesso, mi servivi all'inizio, ormai sono abituata, basta, faccio da sola. Grazie Niccolò, grazie ragazze, grazie a Lia sempre in fondo. Lia che ride, vorrei capire perché ridete, è successo sì, ne vi vedo, Lia e Carmelo se la ridono lì dietro. Grazie, grazie dei cuori. Andiamo avanti ragazzi, non mi distraete lì giù perché dobbiamo continuare con dei ringraziamenti. Ringraziamo i nostri partner regionali, quindi Egea Global Service, società multiservizi che opera a livello nazionale ed internazionale per offrire ad aziende private una gamma di servizi integrati come ristorazione, sanificazione, pulizia, agenzia viaggio e tanto altro. Carlo Magno SRL, concessionaria che serve con passione le aree di Corigliano Calabro, Policoro, Rende, Trebisacce, offre una ricercata selezione di veicoli Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia, ed orgoglioso di offrire un'ampia gamma di veicoli. Scintille, punto di riferimento del mondo della gioielleria dal 1987 a oggi, l'attività della famiglia Mazzucca è diventata sinonimo di eccellenza calabrese. Concessionario ufficiale dei top brand come Damiani, Gucci, Pomellato e Omega, nei punti vendita di Cosenza, San Marco e anche su www.scintilleshop. Se vi trovate fuori dalla provincia di Cosenza e non sapete come acquistare, potete trovare il nostro gioiello perfetto. E noi continuiamo con la storia di Miss Italia. Nel 1959 Miss Italia cambia direzione. Dino Villani esce di scena e da quell'anno inizia la lunga permanenza di Enzo Mirigliani. Il 2 settembre 1979 Miss Italia veniva trasmesso in televisione. Cinzia Fior de Ponti vince il titolo di Miss Italia 1979 alla bussola di Viareggio. Ragazze, ragazze, venite! Cosa urli? Siamo in un supermercato. Ops, scusate, stasera tutto a casa mia. Che si festeggia? Non mi dire che il tuo compleanno l'ho dimenticato. Ma no. Ecco, tu sempre con la testa tra le nuvole. Stasera Miss Italia in televisione. Davvero? Sì. Ragazze, vi aspetto, non mancate, soprattutto puntuali. Non vorrete interromperci lo spettacolo. E grazie ancora alle nostre ragazze che si sono prestate alla realizzazione di questa lunga storia del concorso e a tutti coloro che hanno partecipato. E adesso invece è il momento del nostro primo ospite della serata. È un ospite a sorpresa anche per me, perché lui è una sorpresa e si chiama Gian Domenico Morello, che si avvicina alla magia a 8 anni grazie ad una scatola magica regalata dai genitori. Da quel momento se ne innamora perdutamente e continua a studiare quest'arte con i migliori maghi italiani e del mondo. Da qualche anno collabora con Talk Magic, che è un sito di formazione magica, e ha all'attivo diverse apparizioni TV a Rai 1 con Amadeus, a Rai 2 con De Martino e diverse puntate di Viva Radio 2 con Fiorello. Signori e signore, Gian Domenico Morello! Bene, che pubblico sveglio, che pubblico sveglio! Allora, lei venga qui un attimo, venga qui, butti sta sigaretta, tolga... Allora... Senza. Allora, salga qua, faccio vedere a tutti come atletico. Oh, un applauso! Come si chiama lei? Massimo. Guarda quanta bella gente, Massimo. Quindi bella. Sei sempre chiamato Massimo? Sì. Da quanto tempo più o meno? Da sempre. Posso chiamarti Massimo? Sì. Quando posso chiamarti Massimo? Quando vuoi. La notte. Sì. Allora Massimo, qui 75 metri di corda. Puoi iniziare a raccogliere. Ho portato quella lunga, no, scherzo Massimo. Allora Massimo, già che ce l'hai in mano, ti chiedo di controllare. Guarda che sia una normalissima corda, che non ci siano botole, porte segrete, elastici, magneti. A posto? Tiri, guarda, si spezza, fai così, guarda, tira, si spezza. A posto Massimo, bene, fai piano che io faccio il mago, Allora, la corda, stai calmo, a posto. La vuoi regalata Massi? Te la regalo alla fine, basta che ne fai buon uso. Allora Massi, io ho qui anche delle forbici, ecco qua, queste sono un po' più difficili da controllare. Massimo, è per lo spettacolo, la gente è venuta qui, non ha pagato un biglietto, però vorrebbe... Allora facciamo così Massimo, tieni qua. Allora, taglia l'estremo. Così, giusto per vedere se funziona, taglia di più, non è che non siamo tirchi, taglia. Oh, tagliano le forbici, ok, fai così. Bravissimo Massimo, fai il tagliatore di corde. Bene, iniziamo, grazie a Massimo, questo è un gioco velocissimo, giuro che me ne vado e lascio spazio alle miss. Siamo pronti Massimo, allora, questo qua è l'estremo A.
A. Stai calmo, ma non devi toccare. Questo qua è l'estremo A. Questo qui è l'estremo B. Ora Massimo, se questo è l'estremo A, questo è l'estremo B, questo è? L'estremo C. Salute. Ma sono tue fan, sono, no. Sai che lascia fare a Massimo, lasciali stare. Abbiamo l'estremo A, l'estremo B e il centro. È il centro, bravo, è andato, un applauso. Massimo, purtroppo questo applauso non era per noi, era per il ragazzo che finalmente la vera magia è sparito, è sparito. Poi lo facevo riapparire a fine serata. Andiamo a noi, andiamo a noi. Abbiamo l'estremo A, abbiamo l'estremo B, abbiamo il centro. Poi in suo onore, se vuoi, lo possiamo chiamare C. Quindi abbiamo C. Grazie. Quindi abbiamo A, B e C. Massimo, semplicemente ti chiedo di tagliare C. Oh, bravissimo Massimo. Ora Massimo, sei d'accordo con me che se tagliamo C, quante corde abbiamo? Due. Bravo, sai contare Massimo, bravo. Ora abbiamo due corde e oltre ad avere A, B e C, ora abbiamo anche D. Ora Massimo, questa era la parte facile. Ora io faccio una cosa e tu dovrai farlo uguale uguale, precisa precisa. Sei pronto Massimo? Allora abbiamo A, B, C e D. Prendi A e lo metti con B. Prendi C e lo metti con D. Poi prendi A e B e li metti qui. Prendi C, muovi D, prendi D, appare F. Tiri A, muovi qui, fai così e fai. Sei pronto Massimo? Dovrei farlo uguale preciso. Te lo faccio rivedere? Ricominciamo. Allora, oh, grazie, questo è per te Massimo. Più forte che emozionato, ma però non hanno tutta la sera, eh? Allora, ricominciamo. Abbiamo A, abbiamo B. Massimo, come prima, per favore, taglia C. No, bravissimo. Scusami Massimo, Sei d'accordo con me che non sono proprio uguali uguali? Sì. Come si dice qui da noi, puoi appararli per favore. Bravo, farli uguali uguali, perché altrimenti. Massimo. La gente, vai, quello là, gli ha preso il sonno, gli ha preso. Sono le forbici difettose. Massimo, ricominciamo l'ultima volta, giuro che se Massimo non va bene cambio spettatore o me ne vado io. Abbiamo A, abbiamo B, prendi C, prendi C, taglia C. Oh, ora sei d'accordo che se tagliamo C, quante corde abbiamo? Due. Ora se io prendo le due corde, faccio un nodo, la corda torna intera. Grazie. Visto Massimo, era facile. Però aspetta, mi stai simpatico. Mi stai simpatico e voglio rovinarmi. Guarda, facciamo un secondo nodo e ti chiedo di tagliare pure questo. Vai, 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 vai. Ora, dato che mi stai sempre più simpatico, Massimo, faccio un terzo nodo e ti chiedo di tagliare anche questo. Bravissimo, Massimo. Ora, signori, vi chiedo di fare gentilmente un po' di silenzio. Massimo, dammi qua che se vendi tu ti fai male, abbiamo una corda tagliata in tre punti. È arrivato un momento per me molto toccante. È un momento a cui tengo particolarmente, Massimo. Giusto per curiosità, una corda tagliata in tre punti. Noi che studiamo magia abbiamo dei termini tecnici, no? E questa corda tagliata in tre punti si chiama corda pezzi-pezzi. A Hogwarts la abbiamo usata. In ogni caso, vi chiedo di fare un attimo di silenzio. Massimo, vieni giusto qui al centro, bello sorridente, guarda avanti perché è arrivato un momento per me molto importante. Vi chiedo di fare un attimo di silenzio e arrivo subito da te. Tu guarda avanti, eh? Maestro, quando vuoi. Sui nodi e di farli sciogliere. È lui che si piega, signore, l'avete visto tutti. L'hanno visto tutti, eh. Massimo, faccio io, non mi fido. Uno, due e tre. E la corda torna intera. Grazie.
Massimo, la gente non ha tutta la sera. Ma fai una cosa, Massimo. Ti consegno questo estremo, vai là, soffia e fai sciogliere il nodo. Riprova. Da lì, non tirare. Scusate, scusate. Prova un po' più vicino, Massimo. Lo tolgo. E la corda torna intera. Grazie. Massimo, ti regalo la corda. Questo era un nodo che dovevi sciogliere a casa. Ti porti questo a casa e lo sciogli ed esprimi un desiderio. E prima o poi si riavvè. Senza ammazzarti, vai e scendi dal palco. Grazie. Queste le tolgo, altrimenti le miss mi inciampano. Ecco. Noi siamo venuti a disturbarti perché abbiamo visto che ci avevi preso troppo gusto. Sì, siamo entrati in silenzio. No, so bene. Che tu avresti voluto fare anche la miss, però purtroppo sei nato uomo. Madre natura ha deciso così. Ma però ci sei sempre, voglio dire, no? Sì, ma io se mi date una base, io faccio la passerella. Base subito. Con il numero 75, Gian Domenico Morello. Base subito. Come portamento ci sei, io sbaglio, Mario Palermo, il suo portamento direi che potrebbe andare bene. Decisamente. Sarebbe stato una buona complimenti. Miss. Sono lusingato. Bravo. Grazie, alla prossima. Gian Domenico. Torno al mio posto. Vai, riprendi, giurato. Ecco, ora rientra in veste da giudice. Bravo. Benissimo, noi continuiamo con i ringraziamenti. Ringraziamo Ritacca Grandi Impianti, da oltre 40 anni nella progettazione e realizzazione di arredi su misura in Italia e all'estero, offrendo al cliente soluzioni personalizzate con professionalità, flessibilità ed efficienza. Ottica Caruso, presente a Cosenza dal 1928, mettendo a disposizione della sua clientela un servizio professionale di qualità con grande varietà di servizi e marchi. E Caffo, Vecchio Amaro del Capo, prodotto simbolo della distilleria Caffo, composto da 29 erbe di Calabria che racchiudono tanti principi benefici, frutto di un'antica ricetta calabrese rielaborata e migliorata dall'esperienza acquisita dalle quattro generazioni della famiglia Caffo. Grazie mille ai nostri partner. E ci siamo, giurati, penne in mano, perché è arrivato il fatidico momento in cui vedremo le nostre ragazze sfilare in costume istituzionale. Avranno appunto i 30 secondi per raccontarsi e presentarsi. Le votazioni, diciamolo insomma per trasparenza, sono per ciascuna delle nostre ragazze da 1 a 5. Io mi metto nella mia postazione di guadagno. Io mi sono distratta perché qua c'è un giudice armato. Ho visto questo sul tavolo, però questo casomai poi lo lanci a un altro giudice se ti fa arrabbiare. Ok. Bene, e allora è tutto pronto, giurati, occhi sulle ragazze. Ricominciamo con il numero 1, Chiara Corrente. Sogno nel cassetto, entrare nel mondo della tu. Ce lo spiega, della TV e motto della vita, si racchiude in forza. Sogno nel cassetto, Ferrarelli e lavorare nel mondo dello spettacolo, moto della vita, sii gentile e abbi coraggio. Numero 3, allora tre piccione, sogno nel cassetto, realizzarmi nel mondo del cinema e dello spettacolo, motto della vita, non lasciare che i tuoi ricordi siano più grandi dei tuoi sogni. Numero 4,
Caterina Matrica, sogno del cassetto è diventare un magistrato e continuare a fare la modella. Motto della vita, non smettere mai di sognare. Sara Penna, sogno nel cassetto e affermarmi nel mondo della moda. Motto della vita, non importa quanto lo specchio mi sia amico, perché è la purezza dell'animo che fa la vera bellezza. Sconfiggere la mia timidezza, motto della vita, fai del tuo punto debole il tuo punto di forza. Diventare una ballerina, motto della vita, provare per credere. Sogno nel cassetto diventare pattinatrice, scrittrice, giornalista. Motto della vita, se vuoi sognarlo, puoi farlo. Di ragazze che adesso si presenteranno a voi giurate, a voi pubblico. Iniziamo subito con la numero 1, Chiara Corrente, richiesta però la presenza di Niccolò, perché Chiara ci porterà una baciata. Questa non l'ho sbagliata, Chiara, hai visto? Grazie Chiara. Numero 2, Sara Ippolito, ci esprimo un pensiero. Non sentirsi all'altezza, ma l'altezza è solo un punto di vista. Questa frase mi sta molto al cuore perché per molte volte io non mi sento all'altezza delle cose e ciò mi crea molta insicurezza, e quindi sono qui anche per cercare di superare ciò. E a tutti quelli che non si sentono all'altezza, ricordatevi che è solo un punto di vista. Grazie. Grazie mille. Numero 3, Aurora Treppiccione, lei porta un ballo moderno, infatti ha levato le scarpe, è pronta. Thank you.
Aurora Caterina Mafrica, numero 4, un monologo per lei. Buonasera a tutti, il mio motto è non smettere mai di sognare, in quanto ritengo che bisogna sempre raggiungere i propri obiettivi e non arrendersi mai, e questo è un invito che faccio a tutti. Inoltre è proprio per questo che stasera mi trovo qui, per raggiungere uno dei miei tanti obiettivi ed un sogno che mi tengo dentro sin da bambina, è proprio di partecipare a Miss Italia, e proprio per questo sono qui e mi auguro il meglio. Grazie. Grazie. Grazie a te. Numero 5, Sara Penna, lei ci porta un pensiero personale. Buonasera a tutti. Io ho deciso di partecipare a Miss Italia principalmente per superare la mia paura del giudizio, perché credo che ognuna di noi debba mettere in atto le proprie capacità e superare i propri ostacoli, perché senza di essi non riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Ad oggi posso dire che a piccoli passi ce la sto facendo, ed è proprio a piccoli passi che si raggiungono grandi cose. Grazie Sara. Numero 6, Veronica Di Paldi, ci dice qualcosa su di lei. Sei perfetta, ma non perché non fai errori, ma proprio perché ne fai tantissimi, perché ci provi e ci riprovi sempre e non molli mai. Testa dura, cuore morbido. Grazie. Grazie a te. Numero 7, Filomena Leone, lei balla contemporaneo. Grazie. Numero 8, Elisa D'Andrea, anche lei ha qualcosa da dirci. Buonasera a tutti, io vorrei dedicare i miei 30 secondi ad una persona che purtroppo da poco è scomparsa, cioè al mio docente universitario Nuccio Ordine. Vorrei ricordare il professore Ordine, perché lui era solito spingere noi studenti a seguire sempre le nostre passioni, anche qualora fare ciò significasse fare la scelta più difficile, e quindi vorrei rivolgervi questo invito sia a voi che a tutte le partecipanti, per insomma fare in modo che possiate raggiungere la vostra felicità. Grazie ragazze, un grande applauso per loro che lasciano il palco, perché dobbiamo fare spazio alle prossime aspiranti Miss Città di Montafollone. Loro insomma salgono le loro scale, noi siamo pronte invece per ricominciare, e lo facciamo chiamando sul palco la numero 9, Chiara Prato. Sogno nel cassetto, diventare un'estetista professionista ed aprire un centro estetico. Motto della vita, credi in te stessa e nessuno riuscirà a fermarti. Fiorino, numero 10, sogno nel cassetto, continuare nell'ambito della moda, motto della vita, carpe diem. Numero 11, Angela Maria Tedeschi, sogno nel cassetto, desidero viaggiare per il mondo diventando un hostess di volo, motto della vita, credere in me stessa e in ogni obiettivo che mi pongo, desiderandolo fino in fondo con ottimismo. Numero 12, Francesca Desiree Romano, sogno nel cassetto, diventare una cantante, una modella, motto della vita, tutti i sogni possono diventare realtà, se solo abbiamo il coraggio di inseguirli.
quarto sogno nel cassetto è essere un estetista internazionale professionale ed essere una modella nel campo estetico. Motto della vita: fai del bene e ti ritorna bene, fai del male e ti ritorna male. Daniela Tedesco, numero 14, sogna nel cassetto diventare professoressa e attrice. Motto della vita: se puoi sognarlo, puoi farlo. Barbara Prezioso, sogno nel cassetto, realizzarsi professionalmente, motto della vita: mai dire mai. Giorgia Perciovalle, numero 16, sogna nel cassetto lavorare a contatto con i bambini e aprire un asilo nido. Motto della vita: sei tutti i limiti che superi. Cominciamo subito con la numero 9, Chiara Prato, che lei ci racconta qualcosa. Credi in te stessa e nessuno riuscirà a fermarti. Ho scelto questo motto perché nella vita bisogna sempre credere in noi stessi. Ci saranno molti ostacoli, ma l'importante è superarli a testa alta e senza fermarsi mai. Grazie. Numero 10, Eugenia Fiorino, Balla Modern. Angela Maria Tedeschi, lei ci racconta qualcosa. Salve, buonasera a tutti, mi chiamo Angela, ho 19 anni. Sono molto fiera e orgogliosa di essere italiana per poter partecipare a questo concorso. La mia esperienza è iniziata da poco, ma è già stata molto positiva in quanto ho iniziato ad acquisire più sicurezza in me stessa. Sono molto ottimista e fiduciosa a poter continuare questo percorso. Grazie. Numero 12, Francesca Desiree Romano, canta. Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so. Vi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai. Che tesoro, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me? Se guardi intorno dirai oh. Grazie mille. Numero 13, Elena Cucunato, lei ci porta un monologo. Salve, questa sera vorrei parlarvi del perché ho scelto di partecipare a Miss Italia.
Ho iniziato questo percorso con lo scopo di sfidare me stessa nella timidezza, nell'essere sociale e soprattutto nell'esprimermi, perché io appunto non sono un tipo di persona che parla molto, sono molto chiusa in me ed essere qui è una soddisfazione davvero grande per me e sono davvero tanto felice. Grazie Elena. Numero 14, Daniela Tedesco, balla una baciata. Quindi arriva il nostro Niccolò a supporto. Quando non c'è Andrea c'è Niccolò e ti tocca. Grazie mille. Numero 15, Barbara Prezioso, lei invece ci presenta una ricetta calabrese, quindi prendiamo appunti come ieri sera. Stasera vorrei parlare di una ricetta calabrese, i maccarroni. Per fare i maccarroni servono 3 semplici ingredienti: acqua, sale e farina. Bisogna impastare fino ad ottenere un composto omogeneo. Poi bisogna stenderli con un ferro fino a farli diventare tipo uno spaghetto. Come condimento serve un pomarolo. Serve il sugo con la carne macinata. E poi il piatto è pronto da servire. Con un po' di grano padano. Numero 16, Giorgia Perciavalle, balla la salsa. Immagino sempre con Niccolò. Niccolò, ti tocca. Grazie Niccolò per esserti prestato, grazie. E allora anche il secondo gruppo raggiunge il dietro le quinte. Ragazzi, un attimino, perché la nostra Giorgia deve rindossare le scarpe, ma è davvero velocissima, anche da Daniela. Qui devono tutti rindossare le scarpe, insomma, le ragazze. Intanto, presidente di giuria, segretario di giuria, procediamo a capire se le schede sono tutte compilate, se hanno votato tutti, così possiamo raccoglierle. Daniela, con calma, non preoccuparti, la serata aspetta te. Qui abbiamo un giurato che sta terminando. Anche di qua stanno terminando, quindi Daniela, con moltissima calma, terminal. Come la Cenerentola, Daniela, stasera con la Cenerentola, la scarpa la perde. Bene ragazze, bene, potete guadagnare il dietro le quinte. Noi siamo quasi pronti, il nostro presidente di giuria è prontissimo. Qui alla sinistra sono un po' ritardatari, ma ci siamo quasi, mancano 2 schede. Nel frattempo noi le riaccogliamo tutte con un grande applauso, perché ritornano con il serpentone. E allora i giochi sono fatti, quindi il nostro presidente di giuria e il nostro segretario possono accomodarsi dietro per andare, prego, insomma, alla nostra conta dei voti. Giurati, com'è andata? Com'è andata? Alla nostra destra, vediamo, sì, un po' che noi, dicono. Sì, andiamo da Gwendalina Willicat. Io volevo capire come mai si trova qui a Motta Follone. Allora, come ti trovi? Sì. Allora, all'inizio è in ferie, c'è già stata 2 volte, sì? Sì, per la deuxième fois, si sa? Troisième fois. È la terza volta che si trova in Motta Follone, si trova molto bene. E noi siamo contenti di averla qui con noi in Calabria. Sono molto contenta che tu sei qui con
una sua impressione su queste ragazze che hanno partecipato qui stasera per la fascia di Miss Città di Montapollone. Ragazzi, mi immagino le sono piaciute, dico belle ragazze, ok. Bellissime tutte. Al microfono. Bellissime tutte, veramente. L'eleganza è importante, l'immagine che trasmettono. Linda, è presente qua. I giochi senza frontiere? Ti ricordi sì. Quando aspettavamo la traduzione sì, da quello. Casa di quello che dicevo? Sì, è bellissimo allo stesso cosa. Momento. Bene, e invece una sua impressione sulle ragazze, penso prima volta da giurato. Sì, sì. Al microfono. Mi piacciono perché sono ragazze eleganti. Sono solare, si vedono che stanno bene con il loro corpo. Corpo sì. Bene, grazie. Francesca Altamura, che ormai ogni sera è qui con noi. Dimmi. Anche stasera c'è stata una preferita o qualche indecisione su più ragazze? No, 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 vabbè, sai, è più facile per me stando tutte le sere qui, quindi c'ho più facilità. Quindi una preferita da subito? Un paio, sì. Un paio, sì. Bene. Gian Domenico Morello, da giurato, com'è andata e se c'è stato qualche indecisione oppure anche nel tuo caso hai avuto subito le idee chiare? Allora, buonasera a tutti. Ho assaporato la difficoltà di essere da questo giurato. Lato. Diciamo che occupandomi di qualcosa di artistico, generalmente noi siamo quelli che veniamo giudicati, no? Stando davanti a un pubblico, quindi da questo lato non è facile. Personalmente da artista ho premiato magari le esibizioni, il modo di porsi, eccetera, perché fanno parte, diciamo, certo. Più di me. Ho avuto qualche indecisione, però ce l'abbiamo fatta. Bene, grazie. Allora, io vado alla mia sinistra, mi sono rimaste delle bellissime donne, quindi la signora ben in casa, Francesca ben in casa, arriva il microfono, l'abbiamo di qua. È stato difficile, so che lei, insomma, con Fabi non è niente facile, no. Ma essere giurata di Miss Italia è stato difficile? È stato difficile, però devo farvi intanto i complimenti per questa serata che ha, come dire, qualcosa di fiabesco, di magico. E devo fare i miei complimenti soprattutto a queste ragazze per aver avuto il coraggio di mettersi in gioco. Forse loro non ne sono ancora consapevoli, però in effetti parlo da imprenditrice. Questa sera hanno dimostrato di essere imprenditrici di se stesse, perché poi fare impresa è questo, mettersi in gioco, accettare il rischio, essere consapevoli di riuscire a raggiungere il risultato o semplicemente di rimandarlo. L'importante è non concentrarsi mai su una porta che si chiude. Quindi a loro l'augurio, l'esortazione ad essere perseveranti. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Daniele Saturnino, un consiglio per i capelli fluttuanti di queste ragazze. Buonasera a tutti. Intanto è un piacere per Flamesi essere sponsor di una manifestazione così importante. Che dire, un grazie anche alle parrucchiere che hanno fatto ancora più belle queste partecipanti. Un complimento davvero per la tranquillità con la quale hanno affrontato questa serata. E che dire, affidarsi ai prodotti Flamesi sicuramente per avere dei capelli belli. Grazie, grazie mille. Rosina Tedesco, che cosa ha notato di positivo in queste ragazze durante la presentazione piuttosto che durante adesso? Perché sa, la passerella è sempre abbastanza fredda, arrivano, sorridono e vanno via. E invece hanno avuto modo di raccontarsi, anzi lo chiedo ad entrambe, la signora Tedesco e la signora Spagnuolo, che cosa avete notato buonasera. In queste ragazze? No, la semplicità e l'eleganza nel portamento. E il sorriso mi ha colpito di alcuni e già dall'inizio qualcuno ho già intimidato. L'ha notata subito, sì. La signora Tedesco invece? Uguale. Quindi siete state colpite da subito, avete da subito avuto la vostra preferita. Grazie, grazie mille a tutti i nostri giurati, perché il vostro compito davvero per noi ogni sera è molto molto prezioso, è un compito importante. E allora ci siamo ancora con un'altra pillola della nostra storia, la storia di Miss Italia. Il 1990. Presidente di giuria Maurizio Costanzo. Fu la sua proposta subito accettata di eliminare dal regolamento il requisito delle misure 90-60-90 e fu una svolta.
Tante altre novità negli anni successivi entrarono nel regolamento del concorso. Ragazze, ragazze, mi sentite? C'è aria di novità, cambiamento. Cioè? Da quest'anno, per partecipare a Miss Italia, non servirà più avere le misure 90-60-90. No, vabbè, non ci credo. Così ognuna di noi potrà partecipare. Questa sì che è una notizia! È così che continua il nostro viaggio. Noi invece continuiamo con i ringraziamenti doverosi per tutti i nostri partner. Quindi ringraziamo i nostri main sponsor: Autotu, noleggio a breve e lungo termine, Lavanderia Laundrin di Fabrizio Provenzano, qualità, cortesia e professionalità nel settore arrende, S Design di Angelo Scorzo, creatività, professionalità, cura ed attenzione ai dettagli, il partner ideale per la tua comunicazione, Top Call, società di consulenza informatica nata dall'esperienza pluriennale di un gruppo di professionisti che operano da anni nel settore dell'information technology, e infine Belmonte Traslochi a Zumpano. Il vero valore aggiunto dell'azienda risiede nel suo team. Le risorse umane sono ciò che rende l'azienda Belmonte davvero competitiva sul territorio nazionale ed internazionale. E quindi grazie a tutti i nostri partner, grazie mille, potete accomodarvi. E dobbiamo ringraziare, lo facciamo adesso, altrimenti poi dimentichiamo qualcuno. Sì, no, io volevo ringraziare come sempre la nostra patron Patrizia Medigliani, che porta avanti questo concorso veramente con tanta determinazione e sacrificio, ed è una donna veramente testarda e caparbia, quindi grazie veramente di cuore. Ringrazio tutti i genitori, perché noi è dal 28 giugno che siamo in giro per la Calabria, tante ragazze hanno iniziato proprio con noi dal 28 giugno, quindi vi stiamo facendo con la scusa di Miss Italia conoscere tanti borghi bellissimi. Quindi grazie a voi per permettere alle vostre figlie di poter inseguire il loro sogno. Ringrazio ovviamente la giuria che è stata qui con noi stasera e che ha ovviamente votato le ragazze, quindi grazie anche a voi. Ringraziamo nuovamente l'amministrazione comunale, tra poco avremo poi il sindaco, l'assessore, sì, insomma il vice sindaco, avremo modo di parlare anche con loro. Ringrazio tutto lo staff per il lavoro che fate ogni sera, perché mi rendo conto che non è facile, soprattutto avendo date una dietro l'altra. Insomma, noi dicevamo che stasera siamo qui, ieri eravamo a Turano Castello, domani saremo a Paola, dopodomani Laghi di Sibari, quindi seguiteci sulla nostra pagina Facebook, così vi terremo anche aggiornati. Il 26, l'avevo detto all'inizio, il 26 agosto saremo ad Oriolo, ci sarà madrina Elisabetta Gregoraci e come ospite cantante avremo Marco Masini, quindi vi invito ovviamente a venirci a trovare anche il 26 agosto per eleggere insieme la nostra Miss Calabria 2023. Grazie anche a Carmelo, saluto le mie bimbe come ogni sera, stasera finalmente le rivedrò. Mi rivedi? Dopo un po' di giorni, stanotte in realtà le troverò dormendo, però domani mattina finalmente potrò svegliarmi con loro. A questo punto noi direi di farle entrare. Accogliamo con un grandissimo applauso le 16 aspiranti Miss Città di Mottafollone 2023 con il serpentone. We'll be right back.
Miss Italia. Bene, io mi devo fare sempre spazio, ragazzi. Grazie, scusatemi. Ragazze, prendete posizione, grazie al nostro corpo di ballo, grazie agli Amolinaro, grazie veramente per quello che fate, per questo nostro spettacolo. Mettetevi, ecco, in posizione. Bene, spieghiamo che cosa accadrà adesso. Noi chiameremo le prime sei classificate in ordine sparso, quindi non appunto in ordine di classifica. Dopodiché procederemo a proclamare dalla sesta alla prima classificata. Andiamo nell'angolo prima. Sì, andiamo là. Andiamo perché là. Altrimenti spiano. Stasera faccio la brava, andare. Sto giù. Ok, salgo io? No. No. Ok, rimango qua. Andiamo a chiamare subito la numero 1. Chiara Corrente. E ancora la numero 16, Giorgia Perciavalle. La numero 9, Chiara Prato. La numero 12, Francesca Desiree Romano. La numero 14, Daniela Tedesco. E infine la numero 7, Filomena Leone. Loro sono le nostre prime sei classificate, però l'applauso più grande va a tutte le ragazze che non sono state chiamate al centro. Abbiamo ancora moltissime tappe, ragazze, quindi non mollate la presa. Andiamo avanti e teniamo duro. Ci siamo? A chiamare per premiare la Miss sesta classificata Rosina Tedesco. Scende la fascia di Miss sesta classificata, arriva la signora Tedesco. Eccola, arriva. Intanto che arriva cresce la suspense per la nostra sesta classificata. Sesta classificata è Francesca Desiree Romano. Prego, al centro la fascia per Francesca. Benissimo. Passerella, complimenti. A premiare la nostra quinta classificata, Mario Palermo, che ci raggiunge al centro palco. Arriva anche la fascia della quinta classificata. E la quinta classificata è Ma come sono bravi questi giurati a dare le fasce! Passerella per la nostra Chiara! A premiare la Miss quarta classificata Adriano Spagnolo e Francesca Benincasa. Classificata è la numero 7, Filomena Leone. Complimenti alla nostra Filomena. E questo è il nostro terzetto. Prego, ragazze, raggiungete bene il centro e andiamo con la terza classificata, la nostra Miss Framesi. Arrivano Daniele Saturnino, Santina Fassari e Domenica Pietro Paolo. Santina, l'ho detto bene prima il nome? Bene, grazie. Arrivano fascia e gadget. E la nostra terza classificata Miss Framesi è la numero 1, Chiara Corrente.
andare ad eleggere la Miss di Motta Pollone, andiamo dal nostro ufficio stampa Denise Ubriaco per eleggere la più votata del web di stasera. Buonasera a tutti. Nonostante qualche problema di connessione, grazie al nostro team di esperti siamo riusciti a mandare in onda la diretta Facebook e nominare la Miss Web di Motta Pollone ed è la numero 14, Daniela Tedesco. Brava Daniela, vai, passerella per te. Complimenti alla nostra Daniela Tedesco, che però ancora è in corsa per il titolo. Ancora sì, perché si trova qui sul podio, quindi ora andremo a scoprire chi avrà vinto Miss Città di Motta Pollone. Nel frattempo facciamo salire sul palco il sindaco Romeo Basile, il vice sindaco Giancarlo Iannuzzi, l'assessore Carmelo Rogati e poi Gianfranco Russo che consegnerà il gioiello Miluna. Sì, arrivano tutti sul palco. Mentre ci raggiungono, noi facciamo un toto scommesse, va, vediamo, diamo un po' i numeri, chi sarà la nostra Miss Motta Pollone? Abbiamo 16, 14, 16, 1, 1, siamo proprio fuori quota. Bene così, chiudiamo il nostro toto scommesse. Sono arrivato il sindaco, l'assessore, avvicinatevi, è il vice sindaco, do subito la parola al sindaco. Sindaco, come è andata stasera? Guardi, è andata benissimo, mi avete emozionato veramente, perché per i sogni che avete, che hanno ognuno di loro, per le debolezze, per avere voglia di fare, di superare gli ostacoli. E quindi è qualcosa di positivo. Mi è emozionata anche un'altra situazione. Una ragazza che si è ricordata del professor Ordine, il nostro, non so quale ragazza è, però è qualcosa dietro, dietro di te. Che veramente mi ha colpito perché è un libro che ho letto con piacere. E questa improvvisata, non sapevo di questo, che lui non ci fosse più, quindi mi ha veramente, perché ho letto un libro suo bellissimo che ce l'ho sul mio comodino e ogni sera me ne guardo un pezzo, veramente qualcosa di eccezionale, una persona veramente che ha dato lustro alla Calabria, ma lustro veramente di diamante, però un grande filosofo. È stato a Padova e gli hanno dedicato, dopo che lui ha presentato il suo libro, un'ovazione di 15 minuti, che non era mai successo ancora nella storia. Quindi è qualcosa di eccezionale. Poi voi siete tutte bellissime, tutte, però con i vostri sogni. I sogni si avverano quando uno vuole. Tutti noi siamo partiti, vedete, da un paesino così piccolo, eppure sono uscite tante persone importanti alla fine. Abbiamo un gruppo di belgesi, ecco qua, amici miei d'infanzia, che veramente con passione si sono ricordati, ma noi vorremmo ritornare nel nostro paese, ma venite volentieri, vi aspettiamo tutti. Bene, bene. Grazie di nuovo, grazie. Grazie sindaco. Per l'emozione che ci avete dato. Grazie, io volevo dare anche la parola a Giancarlo Iannuzzi, perché qualcuno che noi conosciamo bene ti ha definito un leone in gabbia. Va benissimo, noi vi ringraziamo e possiamo passare già alla premiazione, perché è la cosa più importante qui. È di poche parole. Di pochissime parole. Grazie. Di pochissime parole. Avvicinatevi qui, quindi consegniamo la fascia e la corona al sindaco, al vice sindaco. Venite da questa parte, grazie. Quindi noi ora andremo ad eleggere la Miss Città di Motta Pollone, dopodiché andremo anche a fasciare la nostra Miss Rocchetta Bellezza, che è la seconda classificata. A premiare Miss Rocchetta Bellezza, Gianni Testa e Tania Basile, che ci raggiungono anche al centro. Ed entriamo in atmosfera. Oh.
Motta Pollone, la fascia, prego, per la fascia. La corona. La corona, la corona, prego. Passerella per Giorgio del Cavalle, Miss Città di Motta Pollone. Facciamo avanzare anche il gioiello di Luna, prego, può avanzare così. Mentre Giorgio Percovalle indossa il gioiello di Luna, diamo la fascia, vieni Daniela, vieni Gianni, la nostra Miss Rocchetta Bellezza, Daniela Tedesco, la numero 14. Fascia e gadget per lei, un grande applauso anche alla nostra Miss Rocchetta Bellezza. E noi vi diamo appuntamento a domani sera a Paola, dopodomani a Raghi di Sibari. 14 a Sant'Oste, il 15 a Bisignano, potremmo dilungarci, il 16 a Campana, il 17 a Bove, il 18 a Mormano, 19 a Mantito, e poi andate sulla nostra pagina e vedrete tutto. Grazie alla bellissima Linda Soriano, grazie alla straordinaria Larissa Martinetta, grazie a tutti voi, buonanotte. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di col play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no, che un tatuaggio da rifare. Ritorni in mente.